Chi l'ha detto che la pizza è un peccato di gola troppo grande per chi segue una dieta iperproteica e ipocalorica? Oggi vi do questo assaggio, la pizza iperproteica, super facile e super veloce. La prima cosa da fare è preriscaldare il forno a 200 gradi. E adesso ci dedichiamo alla preparazione dell'impasto di base, super veloce. In una ciotola mescoliamo le farine. Io ho scelto farina d'avena e farina di riso, metà e metà. La farina d'avena è ricchissima di proteine, potete utilizzare anche solo farina d'avena, ok? Oppure anche un mix di altre farine, anche la farina di canapa, molto interessante come profilo nutritivo. Aggiungiamo anche 50 g di proteine del siero del latte, resistenti ad alte temperature, mi raccomando. Il sale. Uniamo il lievito istantaneo, non vanigliato. Ovviamente, se non ce l'avete, potete anche mescolare 10 g di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di succo di limone. Mescoliamo le polveri. A piacere possiamo aromatizzare anche con del rosmarino, con dell'origano, della menta, quindi possiamo arricchire l'impasto di profumi. Uniamo adesso gli albumi e dell'acqua. Mescoliamo. Dobbiamo ottenere una pastella piuttosto liquida. Abbiamo ottenuto dunque questa consistenza. Si denserà durante la cottura in forno, quindi non ve ne preoccupate. Ora prepariamo una teglia, vanno bene anche quelle precrostate, ok, da 28 cm, oppure potete utilizzare la teglia quella rettangolare da forno. Versiamo il composto all'interno. Abbiamo così livellato e adesso il forno è caldo. Inforniamo 200 gradi per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti togliamo la base. Farciamo adesso con pomodoro e mozzarella oppure un altro formaggio. A piacere possiamo mettere anche qualche pomodorino. E poi inforniamo ancora a 180 gradi, quindi abbassiamo un pochettino per altri 10 minuti circa. Abbiamo terminato la cottura, adesso trasferiamo la nostra pizza proteica, guardate che bella, su un piatto e possiamo ultimarla a piacere. Magari possiamo aggiungere un po' di rucola fresca. Poi questo è un esempio, ovviamente, poi potrete prendere spunto dalla base e farcirla con gli ingredienti che più vi piacciono, ad esempio anche con la bresaola viene molto buona, interessante, saporita e poi anche perfetta per l'alimentazione dello sportivo. E possiamo metterci anche un po' di scagliette di formaggio grana e voilà! La pizza proteica è una vera goloseria perfetta per una cena alternativa, sana e golosa. Vediamo l'interno com'è. Se vi piace più croccante, gli ultimi 5 minuti potete accendere la funzione grill del forno. Guardate, bellissima e super appetitosa. E con questo, ragazzi, vi auguro buon appetito e anche buon allenamento. E così mangiare non sarà più un senso di colpa.